Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a mostrarvi delle semplici acconciature per i capelli corti, diciamo corti tra virgolette perché i miei sono anche un po' cresciuti, però comunque vi assicuro che con i capelli corti, se voi avete appunto i capelli corti, riuscirete sicuramente a realizzarle. La prima acconciatura è sicuramente quella più facile e anche quella più di tendenza. E sto parlando appunto dell'acconciatura con il mollettone, che andava tanto di moda negli anni 90. Ora appunto è ritornata questa moda del mollettone, quindi sono qui per farvi vedere a grandi linee come si fa questa acconciatura appunto, perché è veramente veramente semplice, ci metterete proprio 2 minuti. L'unica cosa di cui avrete bisogno per questa acconciatura è un semplice mollettone della grandezza e del colore che preferite voi, va benissimo qualsiasi, l'importante è che sia un mollettone classico. Allora, faccio una premessa: in tutte le acconciature che faccio, a me personalmente piace lasciare fuori, diciamo, questi ciuffi qui, così, e prendere il resto dei capelli, perché secondo me danno una cornice al viso che comunque è più carina, secondo il mio parere ovviamente. Quindi per questa acconciatura io appunto, come vi ho detto, inizio a tirare fuori i miei ciuffetti che voglio appunto lasciare fuori, passo gli altri capelli dietro, eccomi qui, bellissima, e adesso inizio, prendo tutti i capelli in questo modo. Voi potete lasciarli o dietro le orecchie o davanti, io diciamo preferirei davanti, così vanno anche un po' a coprirle, in ogni caso poi andiamo comunque a far risaltare il tutto con degli orecchini. Quindi fate come se doveste fare una coda in questo modo e dopodiché la girate così. Penso comunque che questa acconciatura la sappiate fare un po' tutte e alla fine li fermate con la molletta. Ed ecco qui, io alla fine mollo sempre un po' i capelli in questa zona, li tiro un po' fuori per appunto lasciarli più morbidi e più comodi. Diciamo comunque che questa acconciatura, più avete i capelli lunghi, meglio vi verrà. Anzi, voglio fare una premessa, ovvero che tutte queste acconciature appunto ovviamente andranno bene per i capelli lunghi, perché automaticamente se vanno bene per i capelli corti vanno bene anche per i capelli lunghi. Quindi questo qui è il dietro, fatto così. Ovviamente adesso non l'ho fatta perfettamente, sennò dovrei stare qui a risistemare ogni volta. Comunque questo è il risultato. In ogni caso, a me alla fine di ogni acconciatura, quando devo lasciare questi ciuffetti fuori, piace sempre, diciamo, arricciarli un pochino per dare anche un po' di volume. Quindi prendo una semplicissima piastra, io ho questa qui semplicissima appunto, prendo la ciocca e ci faccio un po' il boccolo. Ecco, in questo modo, poi ovviamente lo aprite e scenderà, per creare un po' l'effetto mosso, diciamo, e faccio lo stesso appunto anche da questa parte. Ecco qui. Ora ovviamente li andate un pochino ad aprire, comunque appunto come sto facendo io, andate un po' a lavorarci, insomma, per farli diventare come piacciono a voi. Io sto guardando di qua perché c'ho lo specchio. Ed ecco qui il risultato finale. A me, a queste acconciature che lasciano appunto le orecchie scoperte, piace sempre aggiungerci un paio di orecchini, che siano grandi o piccoli a seconda dei vostri gusti personali. Ad esempio io oggi vado ad aggiungere questi orecchini qui, super super belli, tutti attorcigliati oro. Ed ecco qui orecchini aggiunti, questo qui appunto è il risultato finale, io spero che vi piaccia, perché è un'acconciatura davvero facilissima per tutti i tipi di capelli, che siano lunghi o corti o medi, insomma.
E soprattutto se magari siete in ritardo, avete i capelli sporchi eccetera, dovete legarli, io ve la consiglio tantissimo perché ci mettete pochissimo tempo ed è super super veloce. Togliamo i nostri capelli. Ora non fateci caso, saranno un po' mossi, un po' lisci, un po' così, un po' colà, perché ovviamente cambiando sempre pettinatura verrà fuori questa cosa qui. Ma non ci facciamo caso e passiamo subito alla prossima pettinatura. Anche questa acconciatura è molto semplice e versatile e anche molto molto elegante, devo aggiungere. Ed è appunto molto simile a quella che abbiamo visto in precedenza, ovvero lo chignon basso così. Io ci sono un sacco di acconciature che amo, però purtroppo non posso farvi vedere perché appunto i miei capelli sono ancora troppo corti, quindi non vedo l'ora che crescano per farvi appunto tantissime nuove acconciature. Per fare questa acconciatura appunto avrete bisogno solamente di o uno scrunchie a vostro piacimento oppure questi qui. Vabbè, io ne ho una bustina piena perché li perdo sempre o si rompono in continuazione. Questi qui sono gli elasticini, quelli piccolini trasparenti. Ecco, io in questo caso preferisco questi elasticini qui, quindi vado a prenderne uno e iniziamo. Per questa acconciatura valgono praticamente le stesse cose che ho detto per l'altra acconciatura, quindi lasciamo fuori i ciuffetti, ovviamente anche questo è a vostro piacimento, cioè se a voi piace tirare tutto, far tutto tirato perfetto, fate pure, io vi faccio solo vedere quello che faccio io appunto. Quindi tiriamo fuori i ciuffetti, mettiamo i capelli dietro le orecchie e iniziamo appunto come prima a creare una codina qui. Che in realtà anche questa può essere una bellissima acconciatura fatta in questo modo, però mi rendo conto che ok, io ho i capelli già un pochino più lunghi diciamo, ma comunque sono corti, mentre alcune ragazze li hanno molto più corti e non riescono neanche a fare questa codina appunto. Quindi facciamo in questo modo come se dovessimo fare appunto una codina e iniziamo a girare. Io non so se in questo momento voi starete vedendo qualcosa, spero vivamente di sì, altrimenti questo video sarà un fail. Quindi avete girato e ottenete una cosa del genere che andiamo a fissare appunto con l'elastico che voi avete scelto. Quindi io prendo il mio elasticino piccolino e vado a prendere tutti i capelli. Ovviamente non è importante che venga perfetto. Cioè, almeno per me. Poi se voi volete che il vostro chignon sia perfetto dovete lavorarci un pochino di più. Questo qui è appunto il risultato, ora è fatto molto veloce, quindi vedete che avete un po' di capelli che escono. Ma invece di rifarlo, ovviamente perché io sono pigra, vado un attimo a risistemarlo. Sistemo tutti i capelli che erano usciti e questo è il risultato. Ovviamente io ho i ciuffetti arricciati da prima, ma vale la stessa regola della scorsa acconciatura. Anche questa qui, come avete visto, ci mettete veramente pochissimo tempo ed è super super facile. E anche per questa vale la regola di prima, quindi andiamo a mettere i nostri orecchini. Io gli orecchini li metto ovunque, ve lo dico. Anche con i capelli sciolti, perché comunque, secondo me, vanno sempre bene, si vedono comunque. E soprattutto quelli dorati oppure quelli con tutti i brillantini o le perle vi donano un sacco di luminosità al viso, quindi io vado sempre a metterli. Ecco qua, finita anche la seconda acconciatura. Perfetto, eccoci qui con i capelli sciolti di nuovo. Tra l'altro volevo dirvi, non fate caso a questi ciuffetti qui, perché una volta era una frangia e sto cercando di farmela crescere, anzi se avete consigli per favore aiutatemi perché vorrei far crescere questo ciuffettino piccolino, perché come vedete mi sta sempre in questo modo e non mi piace per niente,
quindi fatemi pure sapere nei commenti. Questa terza acconciatura me l'avete chiesta veramente in tantissime e sto parlando dell'acconciatura a mezza coda che mi avete visto in molti TikTok. Quindi iniziamo subito con quest'altra acconciatura. Sempre solita regola, cioè regola tra virgolette, passaggio diciamo che faccio io. Dopodiché, quando avete tirato fuori i vostri ciuffetti, andate a tirare una riga, io faccio un po' in questo modo un po' casuale, ma comunque potete usare un pettine semplicissimo, in questo modo dall'inizio delle orecchie qui, andate a tirare su due righe ai lati e farete questa mezza codina qui. Ora, per sistemare questa parte qui della testa, io mi aiuto con un pettine fatto in questo modo, una spazzola, chiamiamola così, e tiro su tutti i capelli e spazzolo in questo modo. Eccomi qui, ho tirato tutti i capelli in questa parte della testa e ho appunto creato questa codina. Allora, un consiglio che posso darvi è: più alta fate la codina, meglio è. Quindi andiamo a fare la codina, appunto. Io utilizzo sempre lo stesso elastico trasparente di prima. Ed eccola qui, mezza coda fatta. Io solitamente passo un po' di piastra cercando di farli, diciamo, un po' mossi per creare volume, appunto, perché così dritti non mi piacciono molto. Quindi passo un po' di piastra e vi faccio vedere. A me, ad esempio, piace tirare le punte all'insù, quindi vi faccio vedere come faccio. Prendo appunto la mia ciocchetta e passo la piastra normalmente e quando arrivo alla punta ci faccio il giretto e viene comunque un effetto molto molto morbido. E procedo in questo modo per tutte le ciocche. Faccio la stessa cosa anche nei capelli qui sulla codina, in modo che risulti appunto più voluminosa. Ora come ora vedete la mia codina un pochino più piccola di come l'avevate vista nei TikTok, appunto perché la settimana scorsa sono andata a tagliare i capelli e li ho scalati, quindi ovviamente la parte superiore dei capelli è ovviamente più corta di quelli più sotto, quindi appunto volevo solo farvelo sapere. E niente, anche questa acconciatura è finita. Mi permetto di consigliarvi alcuni accessori. Quindi ad esempio questo elastico qui, come se fosse uno scrunchie, solamente che, come vedete, ha un fiocco gigante attaccato, quindi secondo me attaccato qui è molto carino, fa un po' scolaretta. Oppure vi consiglio queste mollettine qui che l'anno scorso abbiamo visto in tutte le salse e dovunque. Ad esempio potete metterle per fermare il ciuffo oppure solamente qui come decorazione. E poi questi cerchietti qui, o comunque un cerchietto non normalissimo, anche di quelli un po' bombati che vanno di moda ora. Io comunque ho questi cerchietti qui di Shein che hanno tutti delle perline che trovo molto molto eleganti. Ovviamente questi accessori valgono anche per le scorse acconciature, magari per la prima no, perché avevamo già un accessorio, ovvero il mollettone, però anche per lo chignon basso ci mettete un cerchietto ed è super carino e super elegante. Quindi dicevo, vi faccio vedere che ci può star bene anche un semplice... Sorovino tutto, ovviamente... Ok, ci sono. Quindi vi volevo far vedere appunto che anche inserendo un semplice cerchietto andate a completare il look. Ecco qui, ad esempio, in questo modo ho aggiunto questo cerchiettino qui. Tra l'altro per questa acconciatura ho ben due varianti, ovvero la prima è andare a posizionare il ciuffo, che ovviamente il mio non sta perché è corto, ma se avete un ciuffo come il mio lo andate comunque a fissare con la lacca che vi sta ben tirato in questo modo, oppure con delle forcine. E appunto è il look che mi avete visto su TikTok. Andate a portare i ciuffi dietro le orecchie e secondo me è una variante super carina, anche se appunto a me non sta, come potete vedere. Oppure la seconda variante è quella di fare al posto della codina
uno chignon semplicissimo, quindi andate a girare la codina su se stessa e come prima andate a fissarla con un elasticino. In questo caso io andrò a metterci proprio lo scrunchie, quindi se avete un outfit di un determinato colore e volete completarlo magari con uno scrunchie di quel colore, secondo me è veramente super carino. Quindi andiamo anche ad aprire un po' lo scrunchie. Ecco, in questo modo secondo me è un'acconciatura super super carina e versatile, anche per andare a scuola, veramente super comoda. Accessori, anche questa acconciatura è finita. E ne stavo dimenticando, un'altra variante di questa acconciatura qui è fare una treccia nella codina, quindi utilizzare le ciocche della codina per fare una treccia. E anche questa è un'acconciatura super super comoda. Quindi appunto voi vi fate la vostra treccina e la andate a fermare con un semplice elastico. Andate un po' ad aprire la vostra treccia e questo qui è il risultato. Secondo me è super super carina. Ovviamente vi dà un po' meno volume perché non avete la coda di prima dietro. Però secondo me ci può stare benissimo anche una cosa del genere. Quindi questo video finisce qui, fatemi pure sapere nei commenti o anche su Instagram qual è stata la vostra acconciatura preferita e se la ricreerete, quindi mandatemi pure le foto di voi con queste acconciature. Io spero appunto che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, perché secondo me è un video super utile per appunto le ragazze con i capelli corti che non sanno mai magari come acconciarli nel caso siano sporchi, o anche giusto per cambiare perché è giusto così. E niente, quindi questo video finisce qui. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!